Ok, volevo sapere come vi siete trovati a lavorare con Augusto Fornari, che è un regista al suo debutto cinematografico, ma che comunque è anche un attore. Anche per me è stata la prima esperienza con Augusto. Io sono felicissima di aver fatto questo lavoro con lui. Fin dal primo incontro, diciamo, dal provino che abbiamo fatto insieme, ho percepito, insomma, un grosso talento da parte sua nella direzione proprio degli attori, nonostante non lo conoscessi, però ho visto anche come mi ha aiutata nel provino. Probabilmente il fatto di essere attore anche crea un'empatia con gli altri attori. È stata un'esperienza bellissima farmi dirigere da lui, perché non è stata complicata, è stata deliziosa e secondo me abbiamo fatto un buon lavoro insieme, quindi sono entusiasta del mio incontro con Augusto. Io non conoscevo Augusto prima di questa esperienza. Come Matilde, anch'io la prima cosa che ho apprezzato, al di là della straordinaria umiltà e disponibilità all'ascolto, che fin da subito, insomma, ha disposto l'incontro nel migliore dei modi, ma poi soprattutto davvero la capacità, probabilmente anche in virtù del fatto che è attore ed è un bravissimo attore Augusto, di comprendere che meccanismi interiori devono innescarsi per riuscire a fare bene, diciamo così, un certo tipo di cosa. Il registro di questo film non era semplice da prendere e lui però ha sempre trovato le parole giuste, il giusto sistema, gli strumenti giusti per portare ognuno di noi, diciamo così, ad accordarsi, diciamo così, nella chiave più giusta. Per quanto mi riguarda, Augusto è il migliore attore che io conosca e lo conosco da 25 anni professionali e una trentina di amicizia. Essere diretto da lui è un'emozione che si rinnova ogni volta che accade, perché è accaduto tante volte negli anni. Farlo in un film in cui lui comunque ha potuto veramente mostrare quella che è la sua profondità, il suo spessore umano, per me è stato bellissimo. C'è stato un enorme abbraccio, mi viene da piangere a dirtelo adesso. Ci siamo abbracciati alla fine del film, è stato un momento di commozione molto molto grande, perché è stato un chiudere un cerchio, in realtà speriamo per aprirne un altro, perché gli auguro di farne altri 50.000 di film. Veramente è stato bello, secondo me. La casa di famiglia, come dice il titolo, è un film che si sofferma molto sul tema familiare, appunto. Quella che vediamo sullo schermo è una famiglia all'interno della quale ci sono grida, litigi, rancori, ma comunque anche molto affetto. È una famiglia proprio per questo molto normale, molto vera. Volevo sapere quanto sul set avete recitato e quanti invece avete tratto da esperienze reali dei vostri rapporti familiari. Direi entrambe le cose, 50-50, nel senso che la mia esperienza personale mi ha permesso di avere un database da cui attingere un sacco di cose interessanti per rendere vera la mia interpretazione. Dall'altra parte invece c'è stata una recitazione, dico forzata in senso positivo, perché appunto per tante cose il personaggio non mi assomiglia. Quindi diciamo che dovevo fare delle cose che ho già fatto, però con un'altra personalità. Per questo ti dico 50-50. Io mi sono trovato a poter attingere facilmente a ricordi, magari non solo della mia famiglia, ma delle famiglie collegate alla mia, quelle di amici o di cugini, perché la dimensione che ha il racconto è effettivamente abbastanza, come dire, comune, universale, un po' perché una famiglia ce l'abbiamo tutti per l'appunto che funzioni o meno, e un po' perché le dinamiche descritte sono dinamiche prossime, credo, a ognuno di noi. Quindi in realtà sul set, da un lato, per l'appunto, c'era una possibilità, per le capacità anche di Augusto, di cui dicevamo prima, Fornari, di tirar fuori delle cose proprie, ma non era difficile neanche immaginarsi situazioni lontane dal proprio vissuto, perché è materia estremamente condivisibile. Non saprei risponderti meglio di Lino Guanciale, quindi passerei la parola al Libero di Rienzo. Che dici tu? Ah, che banattotto! Grazie. Libero un po' ingolato, c'ha la voce, sembra Maurizio Costanzo oggi, però per quello non si fa vedere in video. Proprio alla luce di quello che avete appena detto, come ha detto Matilde, che il personaggio non era proprio nelle sue corde, insomma, non ti sei riconosciuto moltissimo. Quanto vi siete riconosciuti in questi personaggi? Quanto c'è di vostro e quanto appunto avete dovuto forzare, insomma, per interpretarli? Per quanto mi riguarda, ho dovuto forzare la parte di contrasto con il fratello, perché io ho una sorella e con lei invece c'è un rapporto di amore profondo nella vita vera. C'è stato qualche litigio, ma sai, i litigi da bambini non contano, non sono litigi sui massimi sistemi e sulle cose importanti. Quindi fortunatamente questa cosa non l'ho vissuta. E infatti non ho attinto alla mia vita personale, ma a quella delle famiglie vicine per la costruzione del personaggio.
mi sono riconosciuto in una cosa di Alex, che in realtà è più simile a mio fratello quando era piccolo o mio cugino di quanto non lo sia all'interno della mia famiglia, che è stato tanto liberatorio poter fare il cazzaro con me, insomma. Però ecco, fino a quando non accade tutto quanto il bailam, diciamo così, la crisi, no? Che c'è in questa commedia, Alex, mi sono fatto l'idea, sia uno che scappa in qualche modo, che fugge, che cerca di starsene per i fatti suoi, si defila, e quello in realtà appartiene molto al mio carattere, vertito, diciamo così, con uno spirito diverso, ma sì, era forse la cosa in cui mi riconoscevo di più. Cioè, siamo tutti quanti in giardino, beh, io mi metto a giocare da solo con la racchetta da un lato, quello mi appartiene abbastanza. Beh, io, come ti dicevo, ho potuto far leva sulla parte un po' quasi crocerossina, no, di Fanny, questo fatto di voler aiutare, dedicarsi tanto alla famiglia, riconciliare i fratelli, mantenere un po' una poesia di questi rapporti ormai un po' logorati, e invece soprattutto sulla parte in cui lei soffre per amore ho dovuto fare proprio uno sforzo, perché mi sarei comportata in modo completamente diverso, quindi anche lì ho un database che non è del mio vissuto personale ma è di quello che ho osservato nella vita, quindi anche lì vado sempre a rubare da persone viste, conosciute, e poi provo a fare un patchwork, a unire tutto e vediamo, si vede poi cosa succede. I personaggi descritti dal film risultano realistici proprio perché molto spesso vengono messi in luce più i loro lati negativi che quelli positivi. E quindi volevo farvi una domanda che forse è un po' scomoda. Vi sono piaciuti i vostri personaggi? Li ho voluto bene, perché secondo me lui è un uomo schiacciato da una figura di un fratello ai suoi occhi più importante, più amato, più vincente. E quindi mi fa molta tenerezza Oreste, perché comunque nonostante sia un bravo ragazzo, un bravo uomo, un buon padre, un marito, un musicista, voleva fare il musicista e fa il musicista, quindi sostanzialmente dovrebbe sentirsi realizzato, ci avrà sempre l'occhio al gradino più alto sul trampolino della famiglia, quindi questo mi fa molta tenerezza e gli ho voluto bene. Io sono contenta dell'evoluzione di Fanny, anche di una trasformazione anche fisica che è un po' forzata dal fatto che lei deve diventare attraente per uno scopo, ma in realtà poi è una... quando lei si toglie gli abiti accollati e si scioglie i capelli è un segnale forte anche dal punto di vista appunto umano del suo percorso personale, perché finalmente si scioglie, e mi fa piacere che faccia questa evoluzione, questo percorso. Io, se dovessi prendermi una birra con Alex, penso che mi divertirei molto. Mi divertirei e proverei per lui un misto di invidia per la libertà, diciamo così, che è poi responsabilità sostanzialmente la sua, però anche di tenerezza, un po' come dicevano anche Matilde e Stefano, per diciamo forse la sofferenza che in qualche modo c'è al fondo di certi comportamenti di fuga, ecco, rispetto alla famiglia da cui si viene. E se prendessi questa birra con Alex, probabilmente te la offrirebbe lui ma lascerebbe lui. Esatto, senz'altro. Quello sono sicuro dove pagare io. Posso sapere che state facendo? Riabilitazione. La cervicale è la mano santa. Tutto bene, papà. Vogliamo andare a letto? No, no, sto bene. No, no. Beethoven, papà. Ta 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 ta.